L'avete sfiorata l'impresa, veramente? Eh sì, siamo andati vicini, ma come si dice a me, vicino conta bocce, quindi purtroppo è andata così. Beh, insomma, parlando in generale della prestazione sul torneo, non è più una sorpresa il Verona, anzi, insomma, si è diventati una realtà. Sì, l'anno scorso i ragazzi, non ero con i ragazzi, però sono arrivati ai quarti. Quest'anno abbiamo superato noi stessi, siamo arrivati in finale, nessuno se l'aspettava, forse noi sì, però abbiamo fatto un gran torneo. Dire che siete usciti a testa alta è poco. Esatto, sì, poco veramente, perché abbiamo lottato fino alla fine, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo tenuto a testa una grande squadra come l'Inter e alla fine purtroppo hanno vinto loro, ma onore a noi, diciamo, dai. Quanto ci hai creduto quando, insomma, l'hai messa dentro, si è riaperta la partita, viva praticamente fino all'ultimo minuto? Sì, siamo arrivati alla fine, abbiamo segnato negli ultimi minuti, quanto mancava, 20 minuti. E purtroppo un episodio ci ha condannato e abbiamo perso. Che emozione è stata far gol in una finale del torneo di Viareggio? Bella emozione, sì. Questo è il primo anno che faccio il torneo di Viareggio. È stata una bella emozione, poi arrivare in finale soprattutto è stata una grande cosa. Tanta amarezza, ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di indimenticabile. Sì, sicuramente c'è tanta amarezza, perché quel gol preso alla fine ci ha dato tanta amarezza, anche per il modo in cui è arrivato, che è un gol che è veramente difficile rifarlo un'altra volta, penso che sia difficile, però c'è tanto orgoglio per quello che abbiamo fatto, abbiamo raggiunto una finale storica per la società. E personalmente essere il capitano di un gruppo che ha raggiunto una finale che rimarrà nella storia della società mi rende pieno di orgoglio e orgoglioso di ogni mio compagno di squadra. Proprio da qui si riparte per il campionato? Da qui si riparte per il campionato, abbiamo un sogno, un altro grande sogno, che è quello di conquistare i playoff. E adesso ci buttiamo e pensiamo già al Sassuolo, che è una nostra diretta concorrente per raggiungere il nostro obiettivo. L'avete sfiorata, veramente per pochi minuti, state andando ai supplementari, insomma, ci avete creduto? Certo, ci abbiamo creduto, siamo arrivati qua per merito nostro e quindi non volevamo mollare, ovviamente, arrivati alla finale. Abbiamo tenuto testa all'Inter, volevamo crederci fino alla fine, infatti l'abbiamo dimostrato con l'1-1 e purtroppo abbiamo trovato, cioè, ci hanno fatto gol all'ultimo, però uscendo dal campo a testa alta, questo sì. Quanto siete orgogliosi della prestazione non solo di oggi ma di tutto il torneo? No, siamo molto orgogliosi, fieri di noi, fieri del gruppo. E adesso sappiamo qual è la nostra forza e dobbiamo dimostrarlo anche in campionato, questo sì. Sei d'accordo che se questa partita fosse stata giocata in campionato e non con altre 6 partite alle spalle, magari con gli ultimi 20 minuti dopo il pareggio di Cappe sarebbe stata un'altra gara, perché eravate proprio stanchi, non ce la facevate più? 7 partite, se non sbaglio, sulle gambe le sentiamo anche noi, certo. Giocare ogni 2 giorni vuol dire tanto e forse potevamo gestirla anche meglio sull'1-1, però questo torneo si sapeva com'era e dovevamo dar tutto in ogni secondo.